da chi. Allora, volevo giocare insieme a te a un gioco prima di lasciarti andare, per cui abbiamo, e questo ne sono piuttosto sicuro, una sigla, si intitola Lei non sa chi sono io. Allora, c'è qui davanti a te un mazzo di carte. In ogni carta c'è il volto di un personaggio che tu hai intervistato. Scegline uno a tuo piacimento. Io, con l'aiuto del pubblico, proverò a indovinare chi hai estratto, ok? Chi hai scelto. Facendoti delle domande, un po' come una specie di indovina chi, con delle regole un po' rivisitate. Però andremo per esclusione e proveremo ad arrivare. Così le vedo però, e così le vedo, così le vedo. Parlo con voi, ragazzi. Come state? Tutto bene? Una bella serata? Ah, questa. Aldo ha scelto? Sì, sì, ho scelto. Ditemi voi, quasi? Quando è pronto avvisatevi. Siete molto carini comunque, siete veramente un bel pubblico, bravi. Le sta facendo vedere a voi? Allora non suggerite, fate finta di niente. Aldo, hai capito le regole? Sì. Devi scegliere senza far vedere a nessuno. Hai scelto? Sì, 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 ho scelto. Perfetto. Allora, apriamo il pannello con tutte le varie ipotesi. Ti farò alcune domande per cercare di arrivare alla fine. Allora, fammi vedere... Sputacchia quando parla? No. No? Tra l'altro io non li conosco. Cioè, no, alcuni sì, alcuni no. Quindi vado completamente a caso. Allora, secondo me Steven Spielberg sputacchia quando parla. Quindi lo possiamo levare. Keith Richards sputacchia quando parla. Chi? Pavarotti. Ma non c'è Pavarotti, oh. Dov'è? Giovanotti. Giovanotti potrebbe sputacchiare. Bra- Leviamo anche Giovanotti. E boh, per adesso basta. È uno che si intende di calcio? Secondo me non tanto. Non tanto, allora leviamo. Vabbè, Totti e Ibra. Ibrahimovic e Totti via. Sorrentino via. E beh, secondo me anche Nadal lo puoi togliere. Nadal, perché lui è molto tifoso del Real Madrid. Leviamo anche Nadal. E Cesare, basta, poi non le voglio più levare però, sennò è troppo facile. È di destra o di sinistra? Secondo me guarda a destra, diciamo. Porca miseria qua, sbarababam, gli diamo... Allora, secondo te guarda a destra, allora leverei Gandhi, sì, Gandhi mi sento. Sì, De Gregori, sì. Giovanotti lo avrei levato, ma l'avevamo già levato. Chi? Baglioni? Non lo so, no, io non lo so. Nel segreto però... dell'urna, non lo so. Paolo Conte, levo Paolo Conte. Profuma? Ha un buon profumo? Sì, però non credo che... Cacchio, qua è difficile adesso levare. Non credo che qualcuno puzzi di questi. No, però ha un odore gradevole, cioè proprio che ti colpisce... Sì, non particolarmente, insomma, ecco. Allora, leverei Gerard Depardieu. Forse su questa levo solo lui. Ha la stretta di mano bella forte o un po' c'ha l'anguilla? No, c'ha una stretta di mano virile. Diciamo. Allora, leverei Bill Gates, Morricone, Gino Paoli e Venditti. Ma per te, secondo me, è una che quando ti dà la mano te la fa sentire. Stritola. Vedi, ha mai fatto qualche grossa gaffe sui social? Sì! Sì? Eh? Beh! Allora qua, secondo me, qua, se l'ha fatta in studio, leverei Daniel Day-Lewis, che da noi non è mai venuto. E che ha negato di aver lasciato via fax Isabella Gianni, cosa che c'era avrei... questa leggenda. Sì. Cosa che non sarebbe mai stata perdonabile, è una delle più belle donne mai esistite. Sì, poi proprio un brutto gesto, non si fa. Celentano no, lo leviamo Vasco Rossi Ligabue, leviamo anche Bocelli, a questo punto è una donna però. È una donna? Beh, Baglioni c'è ancora. È una donna? È una donna, quindi leviamo Baglioni. Dov'è? E Muti anche. Chi è rimasto? Ah, Riccardo Muti anche, il maestro Muti. Allora... Levo Gianna Nannini! Levo... Iva Zanicchi! No!
stanno benissimo, dai. Volevo giocarmi la Vanoni e Pausini qui in studio. No? Era la Zanicchi? Era la Zanicchi. Niente, ho perso. Aldo, grazie mille, complimenti per tutto quello che hai fatto e che continuerai a fare. Fate un grande applauso a Aldo Cazzullo. Ci vediamo tra pochissimo. Musica dal vivo, Mike Happy Hinson qui a Stasera C'è Cattela. Non andate via, tra poco. Grazie. Stasera c'è Cattela.